Innanzitutto prendo alcune cose che sono state già dette e le sottolineo perché secondo me sono particolarmente interessanti. L'ultima è detto Cristian Verso. Non è così scontato che il popolo italiano sia convinto per il no, ma non solo come dire chi è in qualche modo legato affettivamente o per altri convincimenti ai partiti della maggioranza. Incontrando persone per strada, anche amici, anche persone con cui condivido delle dialettiche, dei dialoghi, eccetera, tanti sono ancora molto dubbiosi. E su questo volevo entrare un pochino dopo, sul perché di questi dubbi. Le cose invece che mi sono sembrate particolarmente interessanti, che poi riprenderò un po', è, si diceva prima, di un piano strategico di autoritarismo, e poi lo vedremo un secondo, la clausola di supremazia a cui si accennava, che mi fa particolarmente paura, anche perché io da abitante della valle e da partecipante a tante lotte in questa valle qua, vivo già sulla pelle la legge obiettivo e quindi qualcosa che allontana ulteriormente dalla possibilità dei cittadini di intervenire su qualunque cosa mi preoccupa particolarmente, è davvero molto preoccupante, anche perché, come abbiamo visto, è facile stabilire, e poi lo riprendo un attimo, che c'è una priorità nazionale, è molto semplice. E poi garantire la rappresentatività e non la governabilità. Questa è un'altra cosa interessante, secondo me, da tenere, perché quando si va in giro, una delle cose che ti vendono sempre di proponersi è il fatto che se non garantiamo la governabilità, no? Io ho tanti amici che sono preoccupati di garantire la governabilità e non colgono che stanno rinunciando alla rappresentatività e quindi anche alla loro rappresentatività. E poi la partecipazione. E io parto proprio da questa, dalla partecipazione. Allora, è indubbio che, e riprendo un po' il discorso che si faceva prima sull'autoritarismo, è un percorso che parte da lontano questo, no? Noi siamo passati come popolo italiano da Berlusconi che ci diceva non pensare te, penso io per te, e ci diceva quindi tu non ti preoccupare, io ti do le partite, ti do le riunioni in televisione, ti do uomini e donne o qualche altra professione, così. E poi penso io per te, tu delega, mi voti, penso io a tutto. Siamo passati da quello a qualcuno che adesso stabilisce per legge che io non debba più pensare. Cioè mi dice addirittura, guarda, stabiliamo per legge che tu non voti più. Penso io a tutto, non ti preoccupare. Quindi il filone è quello, sottrarmi la possibilità di esprimermi. Questo è chiaro, è l'obiettivo. L'abbiamo visto, come dicevo prima, con Berlusconi, che ha fatto un convincimento di massa che non era interessante ed importante impegnarsi nella vita politica, nella cittadinanza attiva. Siamo passati, come dire, a Renzi, in cui, da prima con la legge Delrio, si è sottratto il primo pezzetto, perché questa roba qua, come prima si accennava, è figlia di lì, non so come dire, noi non eleggiamo più il presidente della provincia, i piccoli comuni, i comuni dell'entroterra, non si sentono più di avere qualcuno che ha come priorità loro e la cura del territorio attorno a loro. C'è qualcuno che è sindaco della grande città di vicino o, se è eletto in un altro modo, che è sindaco di uno dei comuni di qualche cos'altro e che poi in subordine anche quell'interesse. Ora, tra l'altro, è curioso che questo dovrebbe essere tipo sindaco della città di Genova, anche sindaco della città metropolitana e poi anche senatore. Quindi sarei curioso di capire quando deve deliberare, decidere qualcosa o partecipare a legiferare qualcosa, qual è la priorità che ha in questa roba qua. Credo che sia un dubbio legittimo, perché alcune di queste cose alle volte possono anche andare in contrasto. Quindi a quel punto lì cosa fa? Si dota di personalità trina, sarei curioso di vederlo, oppure credo veramente che sia complessa la cosa. Anche perché c'è vincolo di mandato, quindi non ci sono fermata, anche da ragione. Quindi questo è il disegno che ci accompagna da tempo e in questo senso, come si diceva prima,
si colgono le strategie comunicative anche. Una di queste strategie io la chiamo la profezia che si fa autoadempiere, e in questo caso è visibilissima. Di solito funziona così: io voglio fare una cosa, in questa cosa è voglio garantire un controllo centrale del potere, eliminare il dissenso e la dialettica. Quindi cosa faccio? Individuo un punto debole nei miei interlocutori, gli italiani, e butto lì, copiandoli da qualche, dal Movimento 5 Stelle, ad esempio, un po' di cose grossolane, tipo bisogna tagliare i costi della politica, si legifera poco, c'è bisogno di stabilità, se no poi succedono cataclismi. Quindi individuo il punto debole degli italiani e gli vendo qualcosa che risolve quella roba lì, quello che voglio fare io. E quindi dico che per affrontarlo l'unica soluzione è la mia. E pian piano smonto tutte le altre ipotesi o le altre alternative, trovando piccole scuse, cavigli, eccetera. A quel punto, di solito cosa fanno? Annunciano eventi drammatici, l'abbiamo vissuto con lo spread all'epoca, oggi si dice, ah, non si fa niente. Io ho amici, persone davvero molto in gamba, che dicono, no, se no c'è l'immobilismo, non si fa niente, eccetera. E quindi a quel punto lì, a rischio momenti drammatici, ti vendo la mia soluzione. È rimasta l'unica sul campo, ripropongo la mia soluzione e la realizzo col consenso popolare. Questa è la strategia che hanno adottato Berlusconi e Renzi ripetutamente, e noi ci siamo cascati sempre, sempre, continuamente. Ci caschiamo continuamente, se la cantano e se la suonano, e noi in questo non riusciamo mai a interporci. Perché ovviamente loro hanno degli strumenti comunicativi che molto spesso a chi porta avanti pensieri diversi sono interdetti, e voglio dire, è uscito qualche tempo fa anche in questo caso quanto era il tempo dedicato alla nuova televisione e quanto era quello dedicato al sì. Comunque di fatto secondo me qua siamo mancati noi nella capacità di reazione a quella che è la profezia che si fa autodente. Ancora si parlava prima di partecipazione. In questo caso, come dire, è abbastanza evidente che la partecipazione qua non alberga o non interessa, perché la partecipazione è un processo all'interno del quale c'è qualcuno che ha un potere e decide di condividerlo con altri, quindi lo mette a disposizione. Si stabiliscono delle regole di ingaggio, si stabilisce un percorso e questo potere viene poi condiviso con altri, e alla fine escono fuori soluzioni che sono più o meno varie, più o meno diverse, nascendo proprio da soggetti che si confrontano. In questo caso non c'è assolutamente tutto questo, perché anzi viene negata la possibilità a noi di partecipare, e questo mi sembra di nuovo totalmente contrario rispetto al percorso che io vorrei fare e che credo che in qualche modo in questi anni si è provato complessivamente una serie di realtà o un'idea di cittadinanza a riproporre. Quindi stiamo anche rispetto a questo tornando fortemente indietro. L'altra cosa che mi preoccupa, di nuovo una piccola cosa che probabilmente è parallela, non è proprio centrale rispetto a questo, è il fatto che in qualche modo non si voglia assolutamente con questa azione ulteriormente allontanare i giovani dalla politica. Noi sostanzialmente abbiamo costruito un modello di cittadinanza attivo, di fare politica, in cui comunichiamo ai giovani che poco ci interessa quello che hanno da dirci, e diciamo questa nuova trasformazione costituzionale va ulteriormente in quella direzione, secondo me. Gli diciamo: noi vogliamo che voi parlate solo quando vogliamo noi, nel modo che riteniamo noi idoneo e quanto piace a noi. Questo di nuovo è molto preoccupante per me, perché vuol dire che ci stiamo allontanando sempre più da una condivisione di idea di cittadinanza attiva con i giovani, e quindi facilmente i giovani possono essere i coautori della famosa profezia che si fa autodente. Quindi secondo me dovremmo investire in quella direzione, perché non è banale che stasera, diciamo, di giovani non ce n'è tantissimi. Probabilmente perché noi adulti non riusciamo a raccontargli, non siamo riusciti a raccontargli né la Costituzione né quello che c'è in atto, e raccontargli l'idea anche poetica di una battaglia per difendere qualcosa che è stato costruito in maniera partecipativa, perché allora c'erano tutte le componenti della società. Oggi
non ci sono queste componenti della società, sono state volutamente escluse. Quindi questa roba qua, secondo me, era una narrazione importante da fare ai giovani, era una roba anche, come dicevo prima, un po' epica a cui convincerli. Invece io vedo che giro un po' per questi incontri, ma di giovani ce ne sono pochi. Evidentemente anche rispetto a questo noi adulti dobbiamo lavorare un po' di più. Già che ci sono state citazioni, ne porto anch'io due o tre che ho trovato, le ho già citate in altri posti perché mi sembrano particolarmente interessanti. La prima è una citazione di Calamandrei che dice: la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quindi non è una cosa che si esaurita lì, per cui oggi bisogna frettolosamente cambiarla. Non siamo ancora riusciti ad attuarla, quella roba lì. Credo che sia evidente a tutti che ci sono grandissime parti in cui si è voluto, alcuni le citavano prima, non affrontarle per timori, per chiusure, fondamentalmente per paure, perché poi sono dei grandi conigli, però c'è tanto da fare ancora. E quindi nel momento, e prima di andare a toccarla, proviamo a testarla veramente. L'altro invece è di Zagrebelsky, che dice: la Costituzione è ciò che ci siamo dati nel momento in cui eravamo sobri a valere per i momenti in cui siamo sbronzi. Io credo che oggi siamo abbastanza sbronzi e quindi dobbiamo rinvenire al più presto per difenderla, perché altrimenti quando ci riprendiamo è successo qualcosa, come si diceva prima, di pericoloso. L'ultima, un po' più provocatoria, è quella che dà Travaglio, che dice: la Costituzione è molto più avanzata dell'Italia e di noi italiani, è uno smoking indossato da un maiale. Magari questa potrebbe essere stimolante, ad esempio, se dovessimo confrontarci con dei giovani per dirgli, come dire, abbiamo bisogno di voi perché altrimenti siamo quei porcelli che indossano lo smoking, aiutateci a difendere sto smoking. Vi ringrazio.